di Palestro per ospitare questa iniziativa che noi riteniamo significativa anche con riferimento proprio all'Unità d'Italia. Non a caso proprio ci incontriamo sul confine delle due province, ma proprio dove c'è il monumento che ricorda la battaglia di Palestro. E perché penso anche che le nostre province devono essere unite. Abbiamo tante risorse in comune da valorizzare, di tipo ambientale, di tipo agricolo, di tipo economico. La provincia di Pavia sta organizzando un distretto del riso, la provincia di Vercelli e la regione già sono avanzati sulla questione del distretto. Ritengo che sulla questione riso dobbiamo dialogare molto tra le due province. C'è sempre molto competizione tra chi ne produce di più, insomma, non c'è storia, l'avete vinto di vista. Nel senso che produciamo di più noi. Siamo lì, via, no, dai. Siamo lì. Comunque è chiaro che quindi c'è un terreno economico e ambientale fondamentale su cui dobbiamo lavorare insieme, e del resto il paesaggio lo dice, il luogo lo dice. E c'è anche un problema viabilistico su cui dobbiamo lavorare. A Mortare, a poca strada di qua, c'è un interporto importante di scambio gomma, perché Luigi Bobba ne ha le capacità umane, ne ha le capacità amministrative, politiche, persona di storia politica, ma anche di grande storia umana. Abbiamo bisogno, perché i nostri territori hanno bisogno anche di grande umanità, hanno bisogno di davvero di qualcuno che aiuti a tenere insieme la gente, le nostre comunità. Quindi c'è bisogno non solo di bravi amministratori, ma c'è bisogno anche di bravi politici. E dentro la politica è importante. È importante per far crescere i nostri territori. Luigi Boban è sicuramente un figlio. Io dalla mia parte, se sarò eletto, cercherò anche di svolgere il mio compito, e cercheremo di svolgerlo soprattutto insieme, perché uniti si è più forti anche nei contesti europei, contesti nazionali e internazionali, importanti per portare finanziamenti, per elaborare insieme grandi progetti. Grazie Luigi per essere qua, e grazie. Bene, io sono venuto qua per rivendicare invece, certo, ovviamente, la città di Palestro, poi c'è il direttore del Corriere Eusebiano, quindi noi, diciamo, come buon cattolico, dico, come la diocesi, anche la nostra provincia deve espandersi fino a Palestro, ovviamente scherzo, nel senso che è un modo così per ricordare questo luogo importante per l'unità d'Italia. Abbiamo intitolato il primo capitolo del programma della mia coalizione Vercelli Provincia d'Italia, e non è stata una scelta casuale, né solo un richiamo ai 150 anni della nostra nazione, ma era un modo per dire che la nostra provincia, come la provincia di Pavia, non è un'appendice della Padania, ma invece pienamente parte integrante di una grande e bella nazione come è l'Italia. E proprio per questo ho voluto e ho accettato la bella idea che Daniele Bosone, che è stato mio collega al Senato nella scorsa legislatura e che adesso col quale adesso ci troviamo a combattere questa battaglia, a fare questa avventura elettorale, lui nella provincia di Pavia, io nella provincia di Vercelli, ho accettato ben volentieri questa idea, perché richiamare questo luogo storico, simbolico, che fu anche una giornata tragica dal punto di vista dei morti che ci furono, non a caso lo scario che abbiamo qui alle nostre spalle, che sta in ristrutturazione proprio in forza delle celebrazioni del 150 anni, ci dicono come la nazione italiana sia nata anche con il sacrificio di molti, quelli che morirono con le battaglie del Risorgimento e quelli che fecero la resistenza nella Seconda Guerra Mondiale per liberare l'Italia dal dominio nazista e dai fascisti. Sono date storiche, ma sono parte di una radice, di una storia che non può essere dimenticata. La seconda cosa è che Vercelli, la provincia di Vercelli, è nota, diciamo, non solo in Italia, come la città del riso, la provincia del riso,
poi c'è una competizione compagnia su la quantità, chi produce di più, ogni anno lui dice che ne produce più qua via, io dico il contrario. Sicuramente, diciamo, Vercelli, insieme ne produciamo tanto comunque. Vercelli, diciamo, perlomeno ha dalla sua, diciamo, qualche elemento anche simbolico importante, come diciamo che è stato celebrato nel famoso film Rizzo Amaro, che venne girato appunto in una cascina del Vercellese. E certamente Vercelli è anche il più importante mercato risicolo del nord Italia, dove si scambiano più di 3 milioni di quintali di riso che vengono prodotti. C'è un fatto storico che voglio ricordare. Nel 1787 Thomas Jefferson, che divenne poi il terzo presidente degli Stati Uniti, fece un viaggio proprio tra Vercelli e Pavia, perché voleva capire come mai il riso vercellese, pavese, insomma il riso della pianura padana era migliore di quello della Carolina, insomma, e come mai qui si riusciva a produrre un riso di maggiore qualità, con valori nutritivi più elevati, e scoprì che fu proprio, diciamo così, la qualità delle sementi, oltre che il metodo di coltivazione, quello che consentiva al riso delle nostre province di essere di avere caratteristiche migliori di quello che si coltivava negli